Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo video ragazzi è fatto in collaborazione con Roma Crew Entertainment, quindi vi consiglio di andare sul canale di Roma Crew qui sotto in descrizione, perché ogni lunedì sarò in diretta qua sotto e poi faremo le partite, cioè faremo tutte le partite in casa e fuori casa, però io ci sarò in quelle fuori casa della Roma a commentarle in diretta, quindi se avete intenzione di guardare qualche live mia passate sul canale. Detto questo, questo è il logo di Roma Crew e noi passiamo subito a questa nuova serie che mi è stata consigliata da Roma Crew. Si chiama Chiacchiere da VAR, ragazzi, Chiacchiere da VAR. Perché oggi andremo ad analizzare tutte e nove, perché la Juventus non ha giocato, le gare che si sono disputate in questo weekend, cioè tra venerdì e lunedì, e che quindi ci sono, e in cui quindi sono stati degli errori arbitrali. Però prima di cominciare, come sempre, sigla! Comunque, Graziano Cesari dei poveri, ho preso il mio, come si può chiamare questo? Il mio portalistino, il mio listino portafogli, e iniziamo immediatamente a fare le valutazioni di questa giornata. Crotone Spal, la Spal trionfa per 2-3 in Calabria, vittoria molto molto importante, arbitrava Orsato. Ad Orsato diamo un 6,5 pieno. Perché? Perché doveva fare veramente poco, tranne che tenere gli animi alti in una partita valida per la salvezza, praticamente una partita che valeva tantissimo. L'unica cosa che doveva fare di importante era quello di ammonire Schiattarella quando ha perso tempo durante la sua uscita dal campo. Lo ha fatto, anche perché voi direte, vabbè, ma sti cazzi, per un'ammonizione all'ultimo era diffidato, salterà la sfida di settimana prossima che sarà comunque molto molto importante. E lui aveva perso tempo, quindi il cartellino giallo ci sta. Doveva fare una valutazione importante, Orsato l'ha fatta. Per il resto ha tenuto molto bene i ritmi in una partita apertissima. Complimenti ad Orsato che diamo un 6, a cui diamo un 6,5. Passiamo ad un match molto molto più difficile da arbitrare. Quale Sassuolo-Lazio? Qui ha arbitrato Manganiello e diciamo che non è che è andata poi così bene. Giustissimo non dare il calcio di rigore al Sassuolo, perché il fallo di Lukaku su Babacar non c'è, quindi giusto non concederlo come ha fatto lui. Però ragazzi, il rigore dato alla Lazio non sarebbe dovuto essere dato. Al 26esimo il pallone tocca il braccio di Peluso, l'arbitro indica il dischetto, dà il calcio di rigore. In realtà il pallone aveva prima toccato il fianco di Peluso e poi la mano, quindi quel calcio di rigore sarebbe dovuto essere annullato dopo visione del VAR. Fa un altro errore in corsa a Manganiello, questa volta a favore del Sassuolo, anche se veramente conta poco. Berardi fa il primo fallo da giallo, che in realtà sarebbe stato da rosso diretto. In quel caso Manganiello avrebbe dovuto estrarre il cartellino rosso dal taschino. Comunque Berardi recupererà e poco dopo prenderà un altro giallo che poi trasformerà in rosso. A proposito di rossi, anche Marusic prende un cartellino rosso. Questa volta la decisione è corretta. Il cartellino rosso per Marusic, il doppio giallo, era ovviamente giusto darlo. A Manganiello do 5, perché è vero che, anzi sì, a 5 gli do, perché diciamo che uno che in una stessa partita sbaglia un calcio di rigore e un cartellino rosso sarebbe anche da 4, però diciamo che si riprende guardando bene il tocco di Lukaku su Babacar e poi guardando anche bene l'espulsione di Marusic. Quindi il 5 per me è il voto più giusto per un arbitro che fa qualche errore ma non troppi. Sampdoria-Udinese. La Sampdoria batte 2-1 l'Udinese, continuando la propria corsa per l'Europa. L'Udinese di Oddo che viene leggermente ridimensionato dopo questa sconfitta. Fischietto lo aveva D'Amato. Diciamo che qui abbiamo due occasioni, diciamo due eventi da seguire. Il primo è l'1-0 della Sampdoria di Silvestre. Si è parlato molto di un possibile fuorigioco, comunque andandolo a valutare era regolare, perché Danilo tiene in gioco Caprari e quindi poi il gol di Silvestre dobbiamo ritenere che fosse regolarissimo. Un'altra cosa ragazzi, un'altra valutazione di D'Amato è quella della mano di Angella. Angella colpisce la palla di mano in piena area di rigore. Si poteva dare calcio di rigore? Effettivamente no. Perché? Perché il tocco di mano era involontario, totalmente involontario, non poteva far nulla per togliere la mano.
e quindi D'Amato non fischia il calcio di rigore, e quindi questa valutazione di D'Amato è corretta. D'Amato fa praticamente tutto giusto e gli diamo un bel 7,5, ragazzi. Quindi gol della Sampdoria regolare, fatto bene. Calcio di rigore non dato all'Udinese, fatto bene. 7,5 per me ci sta alla grandissima. Fiorentina Chievo Verona, ragazzi. Qui arbitrava Abisso. La Fiorentina doveva vincere per provare a sperare nell'Europa. Ha vinto 1-0. È stato annullato un gol a Benassi. C'è stato qualche protestina per il gol annullato, appunto, di Benassi. Però, ragazzi, qua la valutazione è corretta. È giusto annullarlo perché si presenta un fuorigioco. È al di là dell'ultimo difensore. Abisso qui ci vede bene. Vede bene anche quando decide di non dare il calcio di rigore, ancora protagonista Benassi, al Chievo Verona. Perché Benassi la prende di mano, si dice così. In realtà Benassi tocca il pallone solamente con il piede, quindi la mano lì non tocca il pallone. Il calcio di rigore non va dato. Giustissima anche questa valutazione. Ad Abisso diamo 7,5, ragazzi. Ancora un arbitraggio ottimo. Questa giornata, per grosse linee, insomma, è andata abbastanza bene. Il Verona vince 2-1 contro il Torino. Arbitra Massa, che non deve fare troppe non deve faticare troppo. L'1-0 lo segna Valoti, che è regolare, dopo 12 minuti è tenuto in gioco, quindi il gol è da attribuire. Successivamente segna Niang il gol del Torino. E ragazzi, anche qui la valutazione è giusta, la decisione di Massa. Perché? Perché è in posizione regolare, tanto che Verde lo tiene in gioco. Quindi a Massa diamo un 6,5, perché su entrambi i gol si poteva dire qualcosa. Entrambi i gol sono stati soggetti ad una valutazione molto molto importante e ben fatta. Passiamo alla partita probabilmente più criticata in generale, ed è quella di Milano. Inter-Benevento, l'Inter vince 2-0. Al fischietto Pairetto, che sbaglia anche parecchio, ragazzi. Mancano due gialli per Gagliardini, manca un rosso diretto per lo stesso Gagliardini, quindi probabilmente Gagliardini avrebbe dovuto prendere due rossi, e non ne prende nemmeno uno, ragazzi. Mancano prima due gialli, poi manca anche un rosso diretto per Gagliardini. Manca un calcio di rigore. Io non ho nulla contro nessuno, ma proprio quello che dice, stronzo, no, cioè, manca un calcio di rigore, ragazzi, all'Inter, sì, all'Inter, al Benevento, volevo dire, perché il difensore dell'Inter rannocchia e fa fallo su Cataldi, e lì bisognava concedere il penalty e non è stato concesso. Quindi anche qua è un errore che, insomma, fa arrabbiare non poco i tifosi e comunque gli addetti ai lavori del Benevento. Comunque, giuste le ultime due valutazioni, quindi il gol di Ranocchia era in posizione regolare, quindi è giusto non annullarlo, e il cartellino rosso estratto per cacciare dal campo Viola è giusto, cioè il doppio giallo è giustissimo, perché Viola doveva essere espulso. A Pairetto diamo 4, perché un cartellino rosso che manca a Gagliardini e un calcio di rigore non concesso al Benevento in un minuto di partita ancora molto molto interessante per quanto riguarda la fine della partita, ha un pochino compromesso la fine della gara, tanto che poi sono state molte lamentele da parte degli addetti ai lavori beneventani. A Pairetto diamo 4. Bologna-Genoa, qui debuttava Giua, spero si dica così, è un nuovo arbitro sardo, giovanissimo, trentenne, alla prima presenza in Serie A, se non vado errato, appunto debuttava, quindi sì, la prima presenza in Serie A. Io do 6,5 pieno, ragazzi, non ho visto nessun errore da parte del fischietto sardo. Piuttosto, diciamo che quando si creava qualche parapiglia è sempre stato bravo a dividere i giocatori. Non ci sono stati comunque non ci sono state lamentele. Diciamo che è stato anche abbastanza fortunato, perché se, insomma, capitava in un Inter-Benevento, lì la valutazione sarebbe stata più difficile. Solo un fenomeno, secondo me, sarebbe riuscito a tenere a bada tutte quante queste possibilità di errore. Passiamo a Roma-Milan. Il Milan espugna l'Olimpico per 0-2. Il Milan espugna l'Olimpico per 0-2. Al fischietto c'era Mazzoleni, che gestisce l'arbitraggio in modo molto molto corretto. Manca giusto un cartellino giallo a Kessié, che poteva essere dato e secondo me sarebbe dovuto essere dato, ma conta veramente poco ai fini della partita. Bonaventura su Pellegrini, la Roma chiede un calcio di rigore appunto su fallo di Bonaventura su Pellegrini, ma non è da calcio di rigore, quindi è bravo Mazzoleni a non fischiare il penalty. Poco dopo Schick lamenta un aggancio di Bonucci in area di rigore, anche qua la Roma chiede il calcio di rigore, ma è bravissimo Mazzoleni a non concederlo perché non c'è nulla. Il gol di Cutrone è in linea, quindi anche qua valutazione giustissima di Mazzoleni, che riesce a vedere Cutrone che si inserisce fra le linee. Stessa storia per quanto riguarda il gol di Calabria, che era ancora
ancora in linea e Mazzoleni fa una valutazione ancora giusta. A Mazzoleni diamo 8, probabilmente il migliore della giornata, non sbaglia praticamente nulla tranne un cartellino giallo, ma si può anche concedere in 90 minuti più recupero un cartellino giallo. Bravo a non dare i due rigori per la Roma, bravo a dare tutti e due i gol del Milan. Il fischietto di giornata ha fatto molto molto bene. L'ultima partita era quella che opponeva il Cagliari al Napoli. Qua ragazzi l'arbitraggio conta fino a un certo punto, perché comunque il Napoli ha distrutto il Cagliari, ma Giacomelli si è fatto riconoscere anche nella partita giocata alla Sardegna Arena, come si chiama. Dopo 16 minuti manca già un calcio di rigore per il Napoli, perché Laico Giannis, spero si dica così, affossa Mertens in area di rigore. Lì ragazzi Mertens cade, non riesce a segnare, bisognava dare calcio di rigore e non è stato dato. Qui manca un rigore per il Napoli. È giustissimo l'1-0 regolare del Napoli, e qui è bravo almeno qua Giacomelli a vederlo. Il gol però del 2-0 è probabilmente da annullare, perché al momento del cross, cioè del passaggio, Isai si trovava al di là dell'ultimo uomo, poi riceve il pallone e quindi ricevendo il pallone ragazzi diventa protagonista dell'azione, quindi non è più fuori gioco passivo. E al 71esimo viene concesso un calcio di rigore per il Napoli, e il calcio di rigore per il Napoli era giustissimo concederlo. A Giacomelli non voglio dare un voto troppo basso, do 5, perché ha fatto bene a dare il rigore per il Napoli, ha fatto bene a dare l'1-0 per il Napoli, però non ha visto un fuorigioco di Isai, non ha visto nemmeno un calcio di rigore non dato per il Napoli. Detto questo ragazzi facciamo una valutazione rapida. Migliore di giornata non posso che dire Mazzoleni. Facciamo i due migliori, sono secondo me Mazzoleni e Abisso. I due peggiori sono stati Manganiello e Pairetto. Li mettiamo qua, Mazzoleni e Abisso, ma con l'altro come si chiama non mi ricordo mai, Manganiello e Pairetto. È una serie che ho intenzione di fare tutte le settimane, quindi chiacchiere da VAR. Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate con un commento qua sotto. Se questa serie vi piace lasciate un sacco di mi piace, se volete che la porti ogni settimana mi raccomando lasciate tutti mi piace adesso. Vi ringrazio come sempre per la visione, fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto. Mi piace se il video vi è piaciuto, dislike se vi ha fatto cagare, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Buon shalala dall'aereo come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.